Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazzi, una bellissima notizia, Juventus-Inter rinviata, rinviata. Cari prescritti, vi sarebbe piaciuto giocare a Juventus Stadium, anzi per correttezza all'Allianz Stadium a porte chiuse, vero? Così si sarebbe sentito Antonio Conte in sottofondo. Vai, corri, fai! Si sarebbe sentito Antonio Conte in sottofondo e lo stadio completamente deserto. Giustizia è fatta, giustizia è fatta. Volevate giocare uno scontro diretto a porte chiuse, giusto? Come se la Juventus non avesse giocato a Torino. Ma vaffanculo, dai. Giustizia è stata fatta. La Juventus ha vinto la sua battaglia e quindi la partita verrà rinviata. Già, che era bello, era un nuovo campo. Già, eravate nel campo tutti in silenzio, tutti morti. Volevate fare il colpaccio a Torino, giusto? Senza pubblico, senza niente. Ma a suo punto meglio giocare a Milano sarebbe stato, che almeno il pubblico c'era. Uno schifo a livello di spettacolo sarebbe stata la partita, in più sareste stati anche avvantaggiati perché avreste potuto anche vincere volendo, anche se noi siamo più forti di voi. E quindi giustizia è fatta. Buon fine settimana cari gufi prescritti. La partita sicuramente verrà giocata a maggio, quindi a data da destinarsi. E chi lo sa, probabilmente potrebbe essere anche una sorta di spareggio, visto che sarà giocata a maggio, io non lo so quanti punti di distacco ci saranno fra Juventus e Inter. Ma comunque quello che conta è che giustizia è stata fatta. Giustizia è stata fatta, la partita è stata rinviata. E, cari miei, non è che volevate fare il colpaccio. In Piemonte un caso di coronavirus, un caso solo stavate facendo... La Lega stava facendo e giocare la partita a porte chiuse, ma per quale ragione? Per quale ragione? E quindi la partita è stata rinviata come le altre. A suo punto, se non dobbiamo giocare col pubblico, la partita viene rinviata. Qua non so cazzo di virus si leva dai coglioni, che la gente sta svuotando anche i supermercati e non sta lasciando neanche il cibo, che c'è una psicosi in tutta l'Italia. C'è una psicosi in tutta l'Italia. Anche noi qua in Sicilia praticamente non abbiamo casi ancora effettivi e la gente si caga addosso e cammina con le maschere dalla mattina alla sera, stile Sub-Zero di Mortal Kombat, per farvi un'idea. Comunque, bellissima notizia, ciao a tutti, buon fine settimana e sempre forza Juve. Ci vediamo al prossimo video, ora non lo so a questo punto quando sarà la prossima partita, perché questo virus di merda sta sconvolgendo tutto. Buon fine settimana amici e gufacci, prendetele in quel posto.